Signore il dono del suo spirito per poter imparare dagli atti, essere proprio lavorati da questa scrittura, questa parola, per poter fare la Chiesa così com'è, cioè come è nel cuore di Dio da sempre, come sposa di colui che viene. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Maria. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Allora, ci siamo fermati un po' su questi sommari e attraverso i sommari abbiamo guardato alcuni temi. E all'inizio abbiamo visto soprattutto quel tema che riguarda la stabilità rispetto al primo sommario degli atti. Poi siamo passati al secondo. Un'altra tematica importante, non si sente, quella della... Non si sente, io chiudo. Chiudi il video. Prova a chiudere il video, Caterina. Gli altri sentite tutti bene? Chi sente lasciatelo acceso. No, neanche voi sentite? Niente. Ma io non capisco come mai facciamo delle riunioni con altre situazioni, con più gente ancora, e va sempre molto bene. Boh, vabbè. Allora, quest'altra tematica, quest'altra dimensione è quella della povertà. Abbiamo cominciato a vedere questo tema. Siamo al capitolo 4, i versetti dal 32 al 35, che sono il secondo dei sommari degli atti. Dicevamo che questa è una tematica, molto di più che una tematica, una rivelazione da cui non possiamo mai prescindere, perché la rivelazione sulla povertà nella Bibbia è fondamentale, perché il tema della povertà non è un tema sociologico, è un tema teologico. Qui non stiamo parlando del fatto di misurare le cose. Qui stiamo dicendo che la misura delle cose in sé crea confusione, perché toglie l'ordine vero. Non lo sento. Non so se anche Katia. Adesso c'è scritto Katia, c'è scritto, però provo ad aprire la porta questa qui, sì, però se sì. È quello che vuoi fare. Anche quello e mezzo? No, quello e mezzo è già aperto. Ma noi sentivamo Andrea, adesso sentivamo, era un problema credo solo di Katia, perché noi sentivamo. Ok, allora vado avanti. Posso andare avanti? Perché io ogni tanto sento delle voci. Ok, scusate che perdo il filo perché... Stavamo dicendo il discorso della povertà come tema teologico, ecco. Il tema della povertà nella Bibbia è un tema fondamentale, perché riguarda la relazione di Dio con l'uomo, dell'uomo con l'uomo e dell'uomo con la creazione, con i beni della creazione. Quindi nella Fratelli Tutti, l'ultima enciclica del Papa, c'è una
trattare questo tema in un modo molto forte, molto importante, no? Voi sapete che la Chiesa parla, per esempio, della destinazione universale dei beni. Il Papa fa un passaggio estensivo addirittura di questa dimensione della destinazione universale dei beni, dicendo che ciò che è il bene di un territorio, per esempio, non appartiene a quel territorio, ma di tutti. Si passa proprio a una tematica, uso un termine molto forte, di proprietà comune. Non ci sono delle nazioni a cui appartengono dei beni della terra perché sono in quella nazione. Guardate che questo è il Papa lo dice in un'enciclica, quindi questa diventa una dottrina per noi, e qui abbiamo proprio il dovere di impegnarci ad applicare, quindi a capire, ad applicare nel piccolo e nel grande. Se non sono i beni di una nazione solo di quella nazione, i beni di una casa non sono solo di quella casa. Qui la faccenda è forte, non è una cosetta così. Ma non è un caso che sta Fratelli Tutti, praticamente non ne parla nessuno. Fratelli Tutti, ma non ne parla nessuno, perché io ho tutti questi grandi incontri sulla Fratelli Tutti. A me piacerebbe chiedere adesso quanti di voi l'hanno letta tutta la Fratelli Tutti. Pochi. Lo vedo dalle faccette quando l'ho detto. Sai quando c'era l'interrogazione a scuola? Venga! Banco, no? E la Fratelli Tutti la dobbiamo leggere, perché non è pensabile che noi non la leggiamo e non proviamo proprio a ricontemplare le cose attraverso quell'ascolto. Tra l'altro io ho... Pregate, perché giovedì prossimo alle 10 ho un incontro con un monastero di amiche carmelitane con cui faremo la lettura della Fratelli Tutti insieme. Molto bello per me, quindi, però bisogna che tutti quanti la cerchiamo di capire, perché vedere l'aiuto ai poveri, se volete, è una cosa che non dovrebbe nemmeno essere da decidere, cioè, nel senso che il problema non è tanto l'aiutare i poveri, il problema è l'essere poveri. Cioè, la virtù del cristiano vuol dire la verità, virtù in quel senso, però non nel senso che è una cosa in più, non è una cosa in più, è la consistenza teologica del cristiano, è l'essere povero. Non c'è una, non è possibile stare vicino ai poveri se non ci facciamo poveri. Questo è. Quando il Papa è diventato Papa, ha detto quella frase fortissima: sogno una Chiesa povera, che non è solo il Vaticano non ha più gli investimenti in borsa, per carità, benedetto quel giorno, il problema non è quello, perché ripeto, benedetto quel giorno, quando arriverà, il punto è la Chiesa povera vuol dire che i fedeli, noi singoli che apparteniamo, che siamo la Chiesa, che facciamo la Chiesa, scegliamo la dimensione della povertà. Perché? Perché cos'è la povertà? La povertà è l'affidamento vero a Dio che opera gratuitamente. Quindi questa gratuità di Dio è la fonte dell'incoraggiamento per la nostra vita, della consolazione, ma anche la spinta per la nostra conversione. È un pungolo, è una conversione continua di cui abbiamo bisogno. È affidarci e metterci nelle mani di Dio come coloro che hanno bisogno. Questo è una novità
evangelica. È una bella notizia questa. Noi siamo quelli che abbiamo bisogno e abbiamo la possibilità di metterci completamente nelle mani di Dio. Qui il problema non è cerchiamo di arricchirci così possiamo aiutare quelli che sono poveri. Il problema è io devo farmi povero per mettermi nelle mani di Dio completamente, affidarmi. Questo mi dà poi la compassione con i poveri. Perché attenti che su quel farsi ricchi per poi così aiutare i poveri si è visto e si vede di tutto nella storia dell'umanità e anche nella storia della comunità cristiana. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Ma fa parte anche delle tentazioni stesse date a Gesù nel deserto. L'essere tentato a fare ricchezza per poter aiutare quelli che hanno bisogno. Dicevamo che poi ci sono questi casi, quello di Giuseppe detto Barnaba e poi di Anania e Saffira. Barnaba è nel rallegramento perché può stare con gli apostoli, depone la sua proprietà ai piedi degli apostoli. Il problema non è, allora anche lì vedete, il fatto che lui fa una buona opera dando la sua proprietà per fare un'opera buona. Non è quella la cosa importante. La cosa importante è che lui si mette nello stesso stato degli apostoli, cioè di quelli che hanno bisogno di Dio e della comunità. Cioè io non faccio da solo. Però questa è una scelta che devo fare io, l'esserci portato, tirato per la giacchetta, non si può scegliere la comunione perché qualcuno mi trascina nella comunione. Guardate che io non sceglierò mai la comunione con gli altri, con l'altro, se non accolgo il fatto che voglio stare tra quelli che hanno bisogno. Questo è il punto. Con tutto quello che sono. Con tutto quello che sono. Certo, qui significa anche mettersi in gioco, no? Cioè, bisogna scoprirsi, bisogna uscire allo scoperto perché si tolgono le difese, cioè bisogna mettersi nella condizione di essere poveri al modo degli apostoli, e gli apostoli sono il paradigma della struttura della Chiesa. Insomma, e parlo di Chiesa perché vi dicevo l'altra volta che nel capitolo 5 degli Atti appare per la prima volta il termine ecclesia, proprio in relazione alla povertà. E quindi mentre Barnaba è il caso da guardare sul come è fatta la scelta dello stare in quella condizione di bisogno per cui ci si affida, dall'altra parte Anania e Saffira sono l'immagine al contrario di tutto questo. Anania e Saffira sono diffidenti, non sono veri, e non si fidano dell'amore in qualche modo, no? È terribile, se volete, la rivelazione che avviene attraverso il testo sacro. Perché queste sono le nozze, sono sempre qualcosa che è per la vita. Anania e Saffira sono invece, vivono delle nozze
che portano alla morte. È terribile l'episodio. Guardatelo, mi raccomando, dal versetto 1 in poi. Pietro dice che si sono messi d'accordo per tentare lo Spirito del Signore. E lo Spirito del Signore è quello che insieme alla sposa chiama lo sposo. Lo Spirito e la sposa dicono: vieni, Signore Gesù, si dice alla fine dell'Apocalisse. E al versetto 11, un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa. Ecco, qui è la prima volta che si usa il termine ecclesia ed è in relazione al caso di Anania e Saffira. La Chiesa che è capace di consegnarsi solo se si mette in uno stato di povertà, che ha bisogno del suo Signore e basta, non ha altri bisogni. Sogno una Chiesa povera, quello che dice il Papa. È sceglierlo lo stato di bisogno, non è essere bisognosi perché sono in una condizione miserrima di indigenza assoluta, non è quello. Io scelgo lo stato di bisogno per aver bisogno solo di Dio, che si manifesta anche nel bisogno che ho dei fratelli, naturalmente. Quello stato di bisogno è lo stato necessario per avere la comunione piena, sia col Signore che con gli altri. Io vi dico queste cose che sono fatte non per farvi fare misuratori di beni, nel senso che qui la cosa strana che si viene a creare spesso è quello di dire: beh, fino a quanto, fino a dove, fino a che posso avere, posso usare. E questo è un imbroglio, un inganno che non finisce più, no? In cui io spesso mi sono ritrovato a essere imbrogliato, nel senso che se io non mi voglio far travolgere, impegnare la vita dal Vangelo, mi comincio a fare tutte queste domande più contorte sono, meglio è, e trovare qualcuno che mi dovrebbe venire a rispondere su quanto le mie tasche debbano essere piene o no. E questo è un modo assurdo di vivere le cose, no? Sono io che devo mettermi con questa parola che mi ferisca, per cui faccio le mie scelte e poi le faccio condividendole con te, per cui cerchiamo di capire poi insieme dove andiamo. Ma si comincia già dall'uso del tempo, ma poi si finisce l'uso dei beni. Ma è quando io comincio a fare i cavilli sulle cose che allora... Poi che vi devo dire? Ci sono dei parametri. Verrebbe di il lusso certo non è della vita cristiana. Poi dopodiché bisogna capirsi sul lusso. Allora cominciamo a fare una serie di discorsi complicatissimi che servono a non fare le scelte, ve lo dico proprio di cuore. Servono a non fare le scelte. Perché poi in questo noi con i ragionamenti della mente a mentire siamo bravissimi, quindi allora bisogna chiedere la grazia dello Spirito Santo a chiedere di aiutarci a scoprire gli inganni. Sant'Ignazio fa chiedere la grazia a Dio di scoprire gli inganni del maligno per capire quali sono le mie ricchezze. È una grazia veramente per l'intelletto prima di tutto, perché noi
siamo bravissimi a fare dei ragionamenti di copertura rispetto a ciò che è utile. Siamo capaci di dire che ciò che è utile diventa pure ciò che giova, mentre invece San Paolo dice tutto è utile ma non tutto giova. Ma ho bisogno della grazia dello Spirito. Allora ognuno di noi deve chiedere: mi fai, Signore, capire con chiarezza quali sono le mie ricchezze? Se io non capisco le ricchezze, quali sono, e il modo per vincere questa cosa, io non capirò quali sono le mie vanità. E se non capisco le mie vanità, io non capirò dove sono le espressioni della mia superbia. E da lì tutto è possibile. Tutto è possibile, no? Poi non si arriva mai, tra l'altro, al pentimento, che è la condizione indispensabile per lasciarsi ferire il cuore dal Vangelo e potersi aprire alla comunione con Dio e con gli altri nella richiesta del perdono che si passa di lì. Un cammino di povertà passa di lì. Finché io dirò ho sbagliato perché, questa mattina nel giro che facciamo un po' il sabato per le strade, alcuni di noi, no? Stamattina c'era un uomo che mi ha colpito proprio, veramente. Abbiamo fatto un po' di passi insieme e veniva dalla Romania, questo qui, è un po' di anni, e mi diceva oggi, da una parte mi ha detto, ha fatto un discorso molto, molto serio, molto forte. Lui dorme lì, vicino al colonnato di San Pietro, e mi diceva col sorriso, veramente, da una parte ha detto vorrei tornare indietro, forse anche almeno a 20 anni fa, mi diceva, se non di più, per non rifare determinate scelte e errori che ho fatto. Poi mi ha sorriso, mi ha detto, so bene che questo non è il discorso giusto da fare, ma mi ha detto lui, devo dire, con un parlare molto, molto compito, tra l'altro, e mi ha detto, dicevo, la scelta giusta da fare è quella di accogliere il perdono di Dio. Anche tutto quello che sta accadendo all'umanità non è voluto da Dio, è voluto da noi. Sono le nostre scelte che hanno portato a tutto questo. E ognuno nella sua vita ha i suoi errori e può scegliere se chiedere perdono o no. Perché, mi diceva lui, Dio è buono, Dio perdona. Il problema sono le mie scelte. Questo discorso di questo qui, questa è una povertà. Questo è un indigente, diremmo noi, con un termine terribile, che ha scelto adesso la povertà, ma la scelta nel senso poi di essere accogliente del perdono di Dio e bisognoso dello stare con lui e dello stare con i fratelli. E ora ognuno di noi se la deve contemplare questa cosa qui e entrarci nella nostra vita. Cioè è l'essere pienamente tutti del Signore, trovando una capacità di amare nuova e di comunione nuova. Questo qui di stamattina avrebbe avuto tutti i motivi per avercela con tutto il mondo, abbiate pazienza. Invece non c'era nemmeno un più piccolo soffio di recriminazione: è colpa di quello, è colpa di quell'altro. Qui si gioca tanto la nostra scelta di affidarci a Dio.
e di conseguenza all'altro. È una scelta di povertà. Certo, passa per l'uso dei beni, non c'è niente da fare, noi ci raccontiamo perché è così, perché lo dice il Vangelo, perché lo dice la Sacra Scrittura. Andatevi a pregare sti testi degli Atti, però, perché se no... Terzo sommario, 5, 12, 16, allora abbiamo detto stabilità, povertà, terzo tema, l'accoglienza. Erano assidui, mettevano in comune, nessuno era bisognoso, e terzo tema, l'accoglienza. Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Venivano aggiunti credenti al Signore e portavano gli ammalati ponendoli su lettucce e barelle perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. E accorrevano, no? Portando malati, persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Questo è il terzo dei sommari degli Atti, l'accoglienza. Non c'è nessuna profezia, non c'è una vita vissuta con novità. Il Vangelo, la bella notizia, è sempre una nuova notizia, se no non è più la bella notizia, se non c'è questo essere bisognosi dell'amore dell'altro. Se volete evangelizzare è riconoscerci tutti all'interno del bisogno di affidarci all'amore che ci viene donato da Dio e quello che c'è attraverso i fratelli. Noi non evangelizziamo perché andiamo da quell'altro a dargli l'amore di cui ha bisogno, no. Noi evangelizziamo perché viviamo una dimensione d'amore e ce la condividiamo tra bisognosi di questo amore. Non è che c'è quello, io ho l'amore e te lo do. No, è un riconoscersi, comunità di bisognosi. Non c'è qualcuno che... Tanto che questo affidarsi addirittura all'ombra di Pietro, a me colpisce tanto questa immagine, no? Poi ognuno se la contemplerà, credo che sia stata ripresa tanto anche nell'arte, anche nella... Masaccio. Perché chi? Masaccio. Masaccio, ecco, mi viene detto qui adesso da Masaccio. Che sta a Arezzo? Dove sta? A Firenze, una cappella, non mi ricordo qua. A Firenze, no, adesso ho mostrato tutti gli atti di apostoli. Credo che sia importante che nessuno si senta quello che ha già raggiunto non so quale tipo di risultato e quindi è il dispensatore. Ecco. Qui siamo tutti nel bisogno. Il problema non è tanto chi dispensa, il problema è quando uno non si sente nel bisogno. Cioè la comunità che non dispensa non dispensa perché non si sente nel bisogno. Questo è il problema. Cioè, è la comunità autoreferenziale. Ha già tutto. Sa già tutto. Quindi, ma anche la persona che... fatto salvo poi che io ho sempre da recriminare, perché poi a quel punto... Insomma, la superbia cresce in questo caso, perché io non ho bisogno, quindi...
me la superbia mi diventa un vestito veramente, sempre di più, perché non ho bisogno. Poi però le colpe, e sono sempre alla ricerca delle colpe. Attenti, perché questo ricercare le colpe è proprio è un'anticomunione ed è un'antipovertà, sicuramente. E impedisce l'accoglienza, perché ed è molto diffuso nel mondo, ma anche tra noi cristiani, purtroppo. È molto diffuso. Bene. Insomma, questi primi cinque capitoli degli Atti ci fanno vedere la prima evangelizzazione a Gerusalemme. I primi a cui è rivolta l'evangelizzazione sono è Israele stesso, cioè la testimonianza di una nuova vita che viene data da quelli che hanno ricevuto questa nuova vita da Cristo e che, incontrandosi con la vita di altri, li chiamano attraverso la loro esistenza a una vita di relazione con Gesù. Il figlio che ha vinto la morte e che ha colmato quella distanza, dicevamo, che ci separa da lui. Quindi la bella notizia è essere stati chiamati al coinvolgimento, a una grande intimità con Gesù. Noi lo chiamiamo per nome, diciamo nel nome di Gesù, eh? È un'intimità enorme questa, è un'intimità enorme. A questo punto, questa profezia di questi primi discepoli di Gesù diventa un modo di stare con gli altri completamente, completamente nuovo. Pensate allo storpio che abbiamo visto, e questa grande avventura crea anche delle tensioni. I versetti 41-42 del capitolo 5 dicono: se ne andarono via dal Sinedrio lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù, ma non cessavano di insegnare e annunciare che Gesù è il Cristo. Tutto quello che precede nel capitolo 5 fa vedere i motivi di conflitto, di incomprensione che porta il fatto di vivere il Vangelo, ma lo vedremo ancora in altre situazioni. Quello che vi dico soltanto è questo, che se noi cerchiamo di vivere il Vangelo, cerchiamo con tutte le nostre miserie e quindi con la necessità di perdono che abbiamo continuo, che chiediamo, che accogliamo, che siamo chiamati a dare, io non posso vivere il Vangelo senza sentire sempre il bisogno di chiedere perdono per ciò che del Vangelo non vivo. Ma non perché io mi dico a tavolino questa cosa non la voglio vivere, perché siamo mancanti, non c'è niente da fare, ma questo ce lo dobbiamo mettere in testa però, attenti, attenti al giudizio che ci viene verso noi stessi e anche verso gli altri nell'essere mancanti nel Vangelo, ma questo è proprio inevitabile, ma cosa ci aspettiamo? Qualcuno di noi si aspetta di trovare qualcun altro che non sia mancante nel vivere il Vangelo? Veramente? Io di fatto mi sento qualcuno che dice ho scoperto che Padre Pio c'aveva quel difetto, ma ce ne avrà avuti 200.000 di difetti, ma che uno è santo perché non c'ha i difetti, ma non scherziamo, o che non ha sbagliato mai. La santità non consiste in non aver sbagliato mai, è proprio un concetto sballato questo, questo è il concetto che abbiamo noi dei super uomini, che ci viene trasmesso a volte da un modo sballato di trasmettere, per esempio, la storia.
non ci stanno i super uomini, non esistono i super uomini, grazie a Dio. Se volete piangere per la morte di Superman, fatelo, perché ora, insomma, adesso proprio ancora non l'avete pianta la morte di Superman, per piacere fatelo, anche perché siccome c'è stato mai, non è un grande lutto, insomma, ma io sono stato con i bambini quando scoprono che Babbo Natale non esiste, il dispiacere al momento è forte, però insomma poi andiamo oltre. Ecco, Nembo Kid non c'è, questa è la, è la dura realtà. Né Batman né l'uomo ragno, vi faccio l'esempio perché sennò magari qualcuno dice scusa, è l'uomo ragno, non c'è manco l'uomo ragno, insomma, adesso non ci stanno i super uomini, i santi non sono super uomini, non sono super donne, sono gente che sbaglia, sono gente che sbaglia. Attenti a non beatificare nessuno quando è in vita, attenti a non idealizzare nessuno. Quando noi idealizziamo le persone, facciamo il contrario di quello che c'è qui negli atti, è la mancanza di vera comunione, perché l'idealizzazione mi fa mettere la persona in realtà a distanza, su una specie di piedistallo in qualche modo. Quindi poi alla fine non c'è un coinvolgimento reale nella vita dell'altro. E questa non è comunione. Questo non sono gli atti, sicuramente. Gli atti di chi è apostolo del Signore è nella ricerca di una relazione, non nell'idealizzazione di qualcuno. Ora, i passaggi che vengono nella nostra vita non sono scontati, però sono urgenti se noi abbiamo incontrato il Signore. Questo impatta con il mondo, anche senza fare quali cose particolari, il fatto stesso di essere presenti nella ricerca di qualcuno, nella ricerca dell'altro, il fatto di essere presenti col desiderio di vivere il Vangelo è un impatto con il mondo che crea una reazione, sempre, sempre, non si scappa da questa cosa, e la reazione è anche conflittuale, spesso è conflittuale, è conflittuale da quello che non conosci, a volte da quello che amavi, che ami, che reagisce male, che reagisce in un modo aggressivo, oppure rispetto a determinate situazioni nella società, nella vita lavorativa, tante dimensioni. Insomma, comincia a esserci un po' di maturazione nell'evangelizzazione, anche se poi siamo proprio all'inizio qui, quindi è una storia che si svilupperà nei millenni e noi siamo dentro questa storia, però c'è un po' una come dire, gli apostoli diventano come un pochino adulti, ecco, e cominciano a le vie della missione. In quei giorni però, mentre aumentava il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Comincia così il capitolo 6 degli Atti. Guardate che è particolare, siamo dentro il popolo di Israele, che è un popolo solo, però ci sono quelli che parlano greco, gli ebrei ellenisti, e ci sono quelli invece che stanno nella terra di Israele e parlano l'aramaico. L'ebraico è la lingua che li accomuna, perché è la preghiera della liturgia, della preghiera, dell'insegnamento dei rabbini, quindi
l'ebraico è la lingua madre, ma ci sono alcuni ebrei che ormai parlano in greco. Attenti, nel linguaggio di Luca, dell'evangelista Luca, quando si dice ebrei si intende i giudei della Palestina che parlano aramaico nella quotidianità. In realtà però il popolo Israele è molto più ampio, che ha molte più sfaccettature ed è complesso e articolato il suo, la sua composizione, non è una cosa così lineare. Il giudaismo che cresce con una varietà di sfumature, di spiritualità, di movimenti. Si comincia già a vedere qui con queste due tipologie di giudei, quelli che parlano il greco e quelli che parlano l'aramaico. Israele è disperso, la diaspora. Diaspora vuol dire la semina, La semina. È seminato nel mondo e molto spesso coabita con popolazioni pagane. Il paganesimo è quello che domina gli scenari del mondo, non è l'ebraismo, ovviamente. A volte ci sono delle comunità giudaiche importanti, potremmo dire noi, altre volte sono delle piccole realtà con delle sinagoghe, così con molta frammentazione, molta frantumazione. Poi ci sono i giudei che parlano greco, che era un po' la lingua, la koine, no? La lingua comune del mondo mediterraneo, diciamo così, che serve per essere all'interno della società civile, nel contesto sociale, eccetera. Nel mondo dell'impero romano e anche ai confini quell'impero. Poi c'è un gruppo di giudei palestinesi che hanno continuato a stare in Israele proprio e hanno continuato a parlare l'aramaico. Il loro privilegio è quello di essere in stretto rapporto con Gerusalemme e quindi, e questo è il privilegio vero, essere in contatto con il Tempio. Questo gli ebrei della diaspora non possono farlo. Abbiamo detto che parlano il greco e sono lontani da Gerusalemme. Possono andare qualcuno che aveva più possibilità, andava fino a Gerusalemme anche una volta all'anno, ma la maggior parte di loro ci andava qualche volta, se non una volta sola nella vita. A volte sappiamo che c'era un grosso numero di ebrei ellenisti, cioè di lingua greca, anziani, perché erano alcuni che avevano trascorso la vita in terre pagane, poi andati in pensione, diremmo noi oggi, no? Una volta presa la liquidazione, se ne andavano in Israele e decidevano di passare gli ultimi, quando esisteva il TFR, andavano, vedete, parliamo di 2000 anni fa, e andavano a vivere in Israele e passavano gli ultimi anni della loro vita lì, a Gerusalemme, vicino al Tempio. Era bella sta cosa. E quindi sappiamo che c'era una comunità di ebrei ellenisti anziani molto importante. Era una presenza grossa.
e restavano lì. E Gerusalemme già allora era una città composta da un sacco di cimiteri, e tutt'oggi è così. Ci sono cimiteri delle più diverse comunità sparse da tutte le parti, proprio perché Gerusalemme. Quindi sono le comunità cristiane ed ebraiche che vogliono essere presenti a Gerusalemme e quindi vanno a farsi seppellire lì. E adesso, oggi esistono naturalmente anche i cimiteri islamici, quindi Gerusalemme è una città con un sacco di cimiteri. Tensioni che vengono dalle differenze. La comunità che ci è stata fatta vedere negli atti, nei sommari, è una comunità che è la comunione delle differenze. Ma la differenza, se la comunione non è costruita, scelta, diventa motivo di tensione. Diventa motivo di tensione. Naturalmente all'interno anche del gruppo dei discepoli di Gesù ci sono le stesse tensioni, gli stessi problemi che c'erano all'interno nei rapporti tra comunità nel popolo di Israele. Io vi sto situando la faccenda perché noi dobbiamo capire, ma il nostro vivere, la comunità cristiana non è diverso da questo. Noi viviamo in una relazione tra differenze. Anche qui, se prendete questo schermo e guardate quelli che siamo, da dove proveniamo, eccetera, c'è una relazione tra differenze che diventa o motivo di tensione o costruzione della vera comunione. Che è la convivialità delle differenze. E ci sono due grosse problematiche. Una è quella che riguarda proprio il Tempio e tutta la dottrina legata al Tempio. Tutta la dottrina legata al Tempio. Questo naturalmente viene fuori da chi? E viene fuori soprattutto da chi sta lontano dalla terra di Israele. Quindi non può avere la frequentazione del culto. Attenti, perché il Tempio è uno solo e il culto si fa solo a Gerusalemme. Con grande emozione, commozione, partecipazione da parte dei pellegrini. Andatevi a rivedere i Salmi delle Ascensioni, no? Dove si respira tutto questo grande, grande tensione spirituale e anche emotiva. Scusatemi. Tensioni emotive. La sinagoga, nei posti lontani ci sono le sinagoghe, ma la sinagoga non è luogo dove si fanno i sacrifici. La sinagoga è il luogo dell'insegnamento, dove si discute, dove si fa la scuola rabbinica, però non c'è, si proclama la scrittura, no? Ma non c'è un culto che è fatto con i sacrifici, perché il culto viene fatto con i sacrifici, in base alle leggi del Levitico. E il culto si fa solo a Gerusalemme. Quindi questo comporta tensione. Qui è un problema di... Gli ellenisti, essendo lontani, stanno cominciando a capire delle cose e aprono il discorso del culto dicendo in qualche modo
Ma guardate che il culto di cui parla la scrittura e quello che dicono i profeti non è soltanto quello legato a tutta la struttura levitica, sacerdotale che si vive nel Tempio, ma c'è tutto un insieme di vita, di testimonianza, che è quella che poi Gesù riassumerà nel discorso della montagna. Sono i tre grandi temi che i profeti portano avanti. Che ci faccio del vostro culto con i sacrifici dei montoni, se voi poi non vivete il digiuno, la preghiera e l'elemosina? Il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Questa è una prima tensione, quindi, legata al fatto che i giudei ellenisti vogliono sviluppare questa corrente di un culto fatto vivendo queste dimensioni, non solo quei sacrifici a te. L'altra tensione invece è che i giudei ellenisti, quindi i giudei che parlano il greco della diaspora disseminati in altri luoghi, non possono vivere determinati precetti stabiliti dalla legge. Perché chi sta lontano dal tempio non può vivere l'osservanza pienamente. Dice la legge: quando sarai nella terra che tuo padre ti ha dato, tu farai questo e farai questo, ma se in quella terra non ci stai, non puoi più fare questo e questo. Era il mio amico ebreo Mosè, che però nei documenti era registrato come Marco, perché un tempo qui non si potevano mettere nomi stranieri. Quindi Mosè era un nome straniero, quindi si chiamava Marco. Ma una comunità ebraica era chiamata Mosè, che è morto poi in Israele. E lui diceva: quando viene qualcuno che mi dice che vuol diventare ebreo, io gli dico: ma chi te lo fa fa che noi dobbiamo vivere questi 613 precetti e tanti non li potevo manco vivere, perché non ci sta più il tempio a Gerusalemme. Quindi adesso lui diceva come battuta, no? Lui era profondamente credente, molto osservante, ma questo era un tema molto sentito al tempo degli arti, e quindi dice: come si fa a vivere la legge per quelli che non possono più fare certe osservanze essendo lontani, essendo in diaspora? E allora anche qua gli ellenisti aprono un discorso che per noi col Vangelo si fa più chiaro, ma per loro non era così chiaro, cioè di aprire la dimensione interiore, la circoncisione del cuore, la conversione del cuore, aprire l'anima, attenti, dico una cosa terribile, la relazione col Dio vivente. La relazione personale col Dio vivente era inconcepibile per un ebreo, no? In realtà queste cose ci sono nella rivelazione biblica, però siccome quelli che vivevano la terra di Israele c'era la puntualità, il rigore nell'osservanza della legge, attenti, che diventava anche legalismo e rigorismo, attenzione a non vivere la nostra fede cristiana con legalismo, perché poi se no ci troviamo che uno dice la questione non è stare vicino ai poveri, ma essere poveri, e vengono fuori le facce, perché la legge mica dice. E noi abbiamo, guardate che noi abbiamo un'educazione legalista tremenda, che alla fine, se va a vedere, se è più importante Dio o i precetti su Dio, viene quasi da dire che Dio sta lì e dice: ma lascia perdere, ma adesso pensa, la lasciami fare, che lo so io. Ma pure al Padre Eterno noi diciamo così. Io confesso da quasi 30 anni, sapete bene, le confessioni non si parla mai, ma penso un'esperienza, posso dire, generalissima, che tutti i confessori vi possono dire. A volte dire a delle persone: ti sto dicendo che Dio ti ha perdonato,
dicono, no, lascia fa, che lo so io, so, perché... ma te dico che Dio ti ha perdonato, e poi, oh, che mo vuoi insegnare a me? Sì che te lo voglio insegnare, come sarebbe a dire? Siccome Dio deve stare chiuso dentro le caselline mie, attenti perché Dio che esce fuori dalla casella legalista diventa un problema, perché quello mi porta alla conversione, all'amore, che non è la legge, è la legge ed è più della legge, non è al di fuori della legge, è al di là della legge. Chi vive l'amore non fa cose contro la legge, ma fa cose anche che superano. Quindi vive la legge e vive di più. Questo è il punto. E gli ellenisti si stanno cominciando ad aprire a questo tipo di circoncisione del cuore. Ma quegli altri non la vedono bene questa cosa, anche in buona fede anche, ma in quel momento hanno anche una chiusura però. C'è anche un cuore indurito, Gesù lo dice. Avete il cuore indurito, avete. Avete il cuore indurito. C'è una sclerocardia, la chiameranno i padri, quindi riguarda anche noi cristiani, l'indurimento del cuore. Il fatto di essere in diaspora, cioè di essere disseminati in luoghi pagani, ha portato piano piano a far crescere il senso di appartenenza a Dio, che non è solo dato dall'osservanza dei precetti, ma è proprio nell'apertura di un cuore che si converte. Gli ebrei ellenisti, i giudei ellenisti, in contatto con gli altri umani, gli esseri umani pagani, in qualche modo si aprono a una forma di missionarietà, perché devono interloquire, devono relazionarsi, devono conversare con gente che non è ebrea, tanto che parlano greco, non è una cosa qualsiasi. Vedremo il passaggio di Paolo, vi dico, sarà bello perché è un passaggio, Spielberg ci farebbe un film, ve lo dico proprio de cor, quando la vedremo, il passaggio di Paolo al mondo, dal mondo d'Oriente al mondo d'Occidente, è una capriola totale che Paolo farà perché è chiamato da Dio a farla. Queste non sono cose banali. Vedete, esistono delle situazioni che ci portano a cambiare, a convertire il modo, l'orizzonte, che noi dobbiamo seguire restando nella legge, ma vivendola nella condizione in cui Dio ci ha messo e facendo crescere l'appartenenza a Dio, non alle modalità. La cristianitas diffusa nel nostro mondo si è persa ormai da un sacco di tempo. Io dico cristianitas diffusa chiedendomi, era cristianitas completamente? C'è un sacerdote anziano che dice che abbiamo le crisi delle vocazioni, dice lui. Io mi chiedo, dice lui, se abbiamo la crisi delle vocazioni o la crisi delle abboccazioni. Cos'è l'abboccazione? È l'abboccazione che io abbocco a fare una vita che comunque è una scelta professionale in qualche modo. Quindi è la più comune fare questa scelta per fare una scelta che mi colloca nella società. Ma è una vocazione quella, non è una vocazione. Allora il crollo delle vocazioni mi costringe a attaccarmi di più a Dio, no? Il fatto che non ci sono più i linguaggi della cristianità diffusa
mi fa dire a me, ma io nella mia vita, io la voglio vivere sta Christianitas, la voglio vivere questo linguaggio, che non è avere le parole del sacro a bocca a tutti i momenti, non è quello il problema. Il problema è le mie scelte di vita che si attaccano a Dio, non al fatto che io ho delle risorse di costantiniane, ecco, fatemi usare sto termine. Non è la chiesa post-costantiniana, no? Che è una sicurezza, è una sicurezza. Mio padre spiegato è morto, ci sono problemi, sta in cielo, e mi guardava dopo le vicende, la possiamo fare questa citazione, degli anni, inizio anni 90, lui mi diceva, meno male non ci abbiamo più un partito alle spalle, basta, ve lo dice uno, io ero giovane cattolico e ci credevo, e partecipavo nel mio quartiere alle attività anche, no, di quel partito. Ma però non è quello, però dice, è che non dobbiamo avere queste garanzie noi. Noi ci siamo attaccati alle garanzie. Alla fine non ci attacchiamo più a Dio, tanto abbiamo le garanzie. Garanzie che diventano privilegi, che diventano tante cose che non ci stiamo più. I giudei della diaspora hanno perso tutte queste cose. Mettiamoci un attimo in quei panni lì, dai, che ci fa bene. Il cardinale Sinens diceva, non so se avete presente questo grande maestro di vita spirituale, cardinale Sinens, un vescovo estremamente conciliare, belga, lui è stato uno dei grandi promotori del rinnovamento nello spirito, il movimento carismatico cattolico nel post-conciliare, organizzò quel grande incontro che è rimasto nella storia all'inizio degli anni 70 a San Pietro delle comunità carismatiche cattoliche europee, che erano nate da pochi anni, che riempirono San Pietro, e Paolo VI li guardò e disse: voi siete una vera grande chance della Chiesa. Parole fortissime. E Sinens, quest'uomo veramente uomo di Dio, uomo di preghiera, uomo di povertà personale, che diceva negli ultimi anni della sua vita, parliamo di anni 90, eccetera, negli anni 90, lui diceva: noi viviamo come Israele nel tempo d'esilio, è l'opportunità per attaccarci al Signore. Però questo crea problema a chi invece pensa che soltanto nelle formulazioni, uso un termine brutto, ma tradizionaliste, perché però non è la tradizione, però è il tradizionalismo della tradizione. E questo è un problema che ci sta negli atti, che sono paradigmatici e che nella Chiesa c'è sempre stato, non è oggi, c'è sempre stato. E chiudo. Vi annuncio la tematica che viene detta qui. A questo punto questa cosa si fa concreta in un fatto. C'è il problema delle vedove, di quelli che parlano greco, che sono trascurate. Io sai, vedove di serie A e le vedove di serie B, no? Quindi ci sono le vedove di quelli che parlano aramaico, gli giudei palestinesi, che sono trattate meglio delle vedove di quelli che ellenisti. Ed è il problema. Siamo dentro, vedete, alla comunità dei discepoli del Signore, e ci sono gli anziani, degli anziani che sono svantaggiati rispetto ad altri. Ah, da là, sì. Sentivo una specie di cinguettio, non capivo cos'era. Era da uno. E finiamo, Quindi, queste problematiche si ripropongono sempre. Grazie a Dio la comunità dei credenti cresce, e cresce in un modo che la rende sempre più articolata, complessa. Il popolo di Israele, oggi il popolo della Chiesa. Allora dice, i 12 convocarono il gruppo dei discepoli.
e dissero: non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio alle mense. Qui ci sta tutta una tematica molto importante, cioè qui c'è proprio un impegno didattico vero e proprio che viene messo in gioco. Vale a dire, quelli che parlano greco non sanno parlare l'aramaico, e vale pure il contrario, quelli che parlano aramaico spesso non sanno parlare greco. Ci sono delle difficoltà, cioè bisogna proprio arrivare a decidere di distinguere e di riconoscere che le due componenti diverse della comunità hanno tutte e due lo stesso valore. Allora dice che i 12 in qualche modo saranno più dedicati ai giudei palestinesi, cioè quelli che parlavano aramaico, però poi vengono scelti altri 7, di cui verrà indicato il nome, per occuparsi della diaspora di lingua greca, e vengono detti i nomi, no? Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas, Nicola e Stefano. 7 nomi greci, fino ad arrivare proprio a Nicola, che è addirittura uno che arriva da Antiochia, quindi è un pagano convertito. Gli apostoli gli impongono le mani, cioè siamo davanti a una comunità che adesso si apre che richiede di crescere l'articolazione. Noi oggi diremmo anche nelle ministerialità. E qui per noi si aprono due discorsi molto grossi: la chiesa ministeriale, la chiesa sinodale e la chiesa ministeriale. Chiesa sinodale vuol dire una chiesa in cui si cammina insieme secondo le diverse ministerialità, cioè vuol dire che Stefano non deve fare mezzo prete e io non devo fare il mezzo laico, perché non, così non funziona. Lui deve fare lo sposo che vive e lavora in determinato modo nel mondo e padre di figli. Io devo fare il prete, il sacerdote ministeriale. Però dobbiamo insieme cercare di discernere, e questo cammino insieme, questo vuol dire sinodo, vuol dire cammino insieme, è quel lavoro in cui siamo disposti a far incontrare, a volte c'è l'attrito perché dobbiamo smussare gli angoli che non ci permettono di trovare il giusto combaciare delle varie dimensioni. Quando uscì la Christi Fideles Laici, qualcuno l'ha letto? Ditemi di sì che qualcuno l'ha letto. Quando San Giovanni Paolo II, pure quello santo, poi quelle cose che ha scritto, che ci porta tanto, che ma noi che c'hanno i giornali, ma che ci fregano, scusate, ma noi leggiamo quelle della sera, Repubblica, Tempo, Messaggero, poi si è aggiunto Il Fatto Quotidiano, quello, quella, ma che c'è, ma che ci serve di leggere i documenti della Chiesa, ma per carità di Dio. La Christi Fidelis Laici era il documento post-sinodale che Giovanni Paolo II ha fatto sulla laicità, sulla laicalità, dopo il sinodo sui laici. Siamo alla fine degli anni 80, 90, Christi Fidelis Laici. Nel documento preparatorio, quindi nel documento, nell'instrumentum laboris del sinodo sui laici, non si usava il termine ministerialità, perché c'era qualcuno in Vaticano che aveva paura a scrivere il termine ministerialità. Ma pure nelle nostre comunità, io mi ricordo dei laici tanto bravi, tanto cari, tanto buoni, tanto carucci, che però tu dicevi: bisogna pensare ministerialità, devi stare attento. Perché questi, quando c'è un laico che fa così, io mi spavento, perché proprio le mano da
le mani da parroco, che se le metto io, le mani da parroco, ma tu non le devi mettere, le mani così, dove mi metto un saccoccio, ma come te pare, ma non mi fa queste cose, perché mi fai? E poi cade e sta così. Allora, e lì preoccupatevi quando vedete queste cose, eh? Come quando vedete il prete con l'orecchini, con il piercing, preoccupatevi uguale. Allora, quando io, e non perché Paolo si debba mettere piercing perché è laico, allora... Il problema della aver paura del capire che la Chiesa è ministeriale, cioè ci sono dei mandati che sono dati all'interno del battesimo alle differenti accentuazioni che sono date dal battesimo. E chiudo con questo, ve le lascio come termini, voi ci pensate, ci pregate, sacerdozio, profezia, e regalità. Noi le abbiamo tutte e tre, tutti siamo sacerdoti, profeti e re. Poi ci sono delle accentuazioni. Io ho l'accentuazione del sacerdozio, ma se nella mia vita non c'è profezia, non c'è regalità, non vivo il battesimo. Sono il funzionario del sacro. Tremenda come cosa. Massimo e Angela vivono l'accentuazione della regalità, la laicità battezzata, la regalità, cioè l'essere questa, la profezia del popolo di Dio sul mondo. Poi c'è la profezia, però anche loro, se poi non vivono il sacerdozio battesimale e la profezia, questa regalità è svuotata, diventano dei faccendoni affaccendati, diceva il cardinale Martini, che è un termine interessante. Il laico faccendone affaccendato, perché gli mancano profezia e sacerdozio. Poi c'è la profezia, che è della vita consacrata. Sorella Simona, sorella Isabella, è la profezia, l'accento. Ma se poi loro non si interessano del mondo, dei problemi degli uomini, se non vivono il sacrificio dell'offerta di sé, della comunità, eccetera, come regalità, se non vivono il servizio, sta profezia, che profezia è? Non è una profezia, è una botta del bianco medò sulle miserie della Chiesa, ma non è, questo non è profezia. Quindi, da qui poi sgorgano le ministerialità. Io vi lascio questi spunti di riflessione che spero che possano essere degli stimoli, delle provocazioni interessanti, buone per voi, lo sono per me, nel senso che io me ne so da anni, che mo stamattina. Quindi, ma negli atti vedete che roba, ogni due versetti si aprono delle esperienze incredibili. Vi invito a leggere le lettere, se potete, di Sant'Ignazio di Antiochia, le sette lettere, che sono, essendo sette, vuol dire a tutte le chiese di tutti i tempi e di tutti i luoghi. È interessante perché c'è una struttura della Chiesa, come devo dire, fontale, un po' paradigmatica, e può essere interessante leggerle, ma un po' come tutti gli scritti dei padri apostolici, quindi se vi capita potete cominciare a dargli un'occhiatina, e guardare le sette lettere di Ignazio di Antiochia può essere una cosa bella, perché detto ci sono, c'è fino alla profezia del, il martirio le riassume tutte, sacerdozio, regalità e profezia. Sentite la regalità di Ignazio, sta in carcere e dice ai suoi, gli scrive e gli dice: per piacere, non andate a cercare raccomandazioni dai romani per liberarmi da questo carcere, la piantiamo di vivere così, la regalità, no? Vivere nel mondo, ma basta con questi modi di vivere nel mondo che sono il compromesso. Voglio essere macinato dai denti dei leoni come il grano nella macina, nella mola. E questo è il suo sacerdozio, l'offerta, che diventa profezia
perché riesce a dire infatti le cose di Dio e morire allo stesso modo di Cristo. È una splendida sintesi. E dentro c'è un po' la struttura della Chiesa, i presbiteri uniti al vescovo, il popolo di Dio in comunione col presbiterio che si riunisce intorno al vescovo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se date un'occhiata sicuramente potrebbe essere una bella cosa. Bene, chiudiamo la registrazione che andrà soprattutto alle nostre sorelle carmelitane, che salutiamo con tutto il cuore e siamo felici di avere questa bella comunione con loro.